Bella ragazzi, siamo i Granas e siamo qui per parlarvi del Romix. E prima di parlare volevo dirvi che questo video lo vedrete un po' più tardi tutti gli altri e un po' più tardi della chiusura dell'evento, perché comunque abbiamo voluto montare poi a fine video anche delle immagini che c'erano. Volevamo fare una sorta di after movie, ma come è successo anche a Laila, che abbiamo visto dal suo video, e tutti partiti a bomba. Eravamo partiti con noi a bomba, sì, famo di qua, famo di là, damo le macchinette, famo qua. Però non abbiamo fatto più niente, quindi abbiamo fatto pochissime riprese, ce ne abbiamo poche, quelle che vedete e che state vedendo in questo momento sono quelle che abbiamo fatto. Bando alle ciance, alle parti tecniche, no? Sì. Volevamo parlarvi di comunque tutto quello che c'è stato. Diciamo che è stata un'esperienza magnifica, perché non ci aspettavamo tutto questo successo per noi, scusate un mal di gola appunto dopo il Romix. E siete stati magnifici, fantastici, abbiamo fatto tantissime foto, tantissimi autografi, cioè non mi capacitavo di come io come persona dovessi firmare così tante cose, di quanta gente vorreste farsi una foto con me. Infatti vi ringraziamo tutti dal primo all'ultimo, siete stati veramente tanti e siete stati magnifici, e soprattutto voi ci avete fatto vedere che comunque ci amate in qualche modo e noi comunque amiamo voi. Perché cosa è successo? Quando siamo stati la domenica sul palco e c'erano praticamente tutti Frax e Dread che presentavano quelli che entravano, avevamo un po' di timore a quando ci chiamavano ad entrare. Infatti avevo paura ad entrare, perché ha detto magari adesso tutti, ha chiamato tutti quanti, c'è il vuoto per ognuno, entriamo noi, magari sì, due applausi e via. Quindi avevo paura di entrare, avevo un timore veramente fottuto. Però poi quando siamo entrati abbiamo avuto anche noi il vuoto come tutti quanti, e lì ci siamo un po' rilassati, perché cioè era una figura di merda. No. Però no, dai, è stato bello. Il primo giorno abbiamo fatto il buon Fabi. Cioè siamo stati zitti, perché serviva per riempire il palco, esatto. E non avevamo il microfono per parlare, quindi se c'era una battuta non potevamo rispondere, quindi chi ci ha visto. Poi la complicità di Frax, che quando rispondeva ci veniva il microfono. Sì, infatti è stata grazie quindi, per la figura di merda. Per chi pensa abbiamo fatto, cioè comunque c'era un motivo, cioè, esatto. Belle scuse dopo. Comunque no, a parte tutto, dai, è stata veramente un'esperienza fantastica. Vedere gente che mi abbracciava, ho visto uno che mi ha abbracciato, via qua, fatti abbracciare, tutto come se fossimo fratelli, cioè veramente è stata una cosa quando avete bella. Urlato tutti in coro vecchi Trapani, i vecchi Trapani, mamma mia, è stato veramente bello, stavo perché anche vuol dire che vi stiamo trasmettendo qualcosa, poi che sia brutto o cattivo o buono o trapanato va bene comunque. E no, comunque speriamo di darvi un buon messaggio. Abbiamo visto anche tanti genitori, molti genitori, diciamo, piaceva che i figli seguissero i youtuber, a molti genitori invece non piaceva. Noi cerchiamo di far comunque il nostro meglio, cioè noi non siamo qui per comunque non siamo qui per educare, però non siamo qui neanche per diseducare. Noi facciamo semplicemente video e cerchiamo di piacere a voi, e cerchiamo e speriamo che vi piacciono comunque i nostri video, perché diciamo, cioè, è inutile far video per se stessi. Uno se fa mettere un video su YouTube lo vuole condividere con il mondo, ed è bello sapere che comunque ci sono quasi 30.000 persone adesso ormai che ci seguono. E niente, veramente Madonna mia, questo è in mente, che discorso questo. Discorso filosofico, veramente il discorso che viene dal cuore, non saprei che altro aggiungere, niente. Vi ringraziamo e vi lascerei alle immagini. Questo io finisco per non commuovermi, finisco adesso. No, comunque dai, a fine mese c'è sta il Games Week, cioè tra pochissimo, e ci rivediamo con i milanesi e con tutti i milanesi e dintorni, perché esattamente, cioè ci siamo visti con romani, napoletani adesso, che sono venuti anche i siciliani, però sicuramente non, c'erano pochi milanesi del nord, comunque c'erano pochi, quindi ci vedremo con tutti voi di Milano e dintorni, e non mancate, perché al Games Week ci saremo anche noi, sabato e domenica. Anche voi vecchi Trapani. Vi lasciamo le immagini, dai, grazie. Bella. Tutto. Bella. Try and love going in, baby.
What's up signori, sono Ron dei Grananas, siamo in macchina con Johnny Creek, Matteus. Bella. Tutto a posto ragazzi, guardate che bello, guardate che inquadrature sexy, guarda. Dovete vedere lo schermino. Ma teoricamente sono cose che dovresti parlare. Sì, no, ci sto, ma questa è la mia o la tua? È nostra? Sì. Ah, bella ragazzi, siamo i Grananas, siamo in viaggio verso il Romix per il terzo giorno. Bam! E oggi abbiamo un cameraman d'eccezione e ci abbiamo anche... Guarda la faccia di guarda. L'uomo più sexy di YouTube Italia qua dietro. E niente, che cosa dire? Niente, che dovevi girare qua, visto Dio David. Che cosa dire? Che abbiamo sbagliato strada. Però tanto siamo in anticipo, quindi va bene. Loro hanno il parco fra 10 minuti, ma fa niente. E... di qualcosa, John. Io voglio semplicemente dire che sono contentissimo di essere in macchina con queste veramente figure spettacolari, specialmente quello... Oh! Dico anche che non sto vedendo un cazzo perché c'è il sole contro il vento della via Reflex. Quindi signori, ci vedremo dentro al Romix. Iscrivetevi ai Grananas, ma disiscrivetevi da Ron. Amore totale, ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti ragazzi, sono già Strong. Bella. Da ubriaco, sono più ubriaco che si lanciano. Tipo morto sul pavimento.